Gli agenti della Polizia Provinciale in servizio presso il distaccamento di San Giovanni in Fiore, diretti dal Comandante Maggiore Rosario Marano, nell'ambito del controllo del territorio finalizzato alla tutela dell'ambiente, degli organismi viventi e dei relativi cicli biogeochimici, hanno effettuato alcuni mirati controlli sul territorio della Sila Cosentina, scoprendo illeciti in materia di corretto utilizzo di prodotti fitosanitari. Nello specifico, gli agenti, a seguito di un'articolata e meticolosa attività di accertamento, hanno individuato delle persone occupate a utilizzare prodotti fitosanitari destinati all'uso professionale senza i necessari titoli autorizzativi obbligatoriamente previsti. Nel caso di specie, le persone identificate sono state sorprese senza il possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari, considerato patentino fitosanitario. Alle stesse sono state pertanto contestate sanzioni amministrative per oltre 13.300 euro. I controlli sono stati effettuati allo scopo di riscontrare il rispetto delle vigenti norme volte alla prevenzione e repressione dell'uso sconsiderato di tali prodotti, che sono destinati alla difesa delle coltivazioni da tutti gli organismi nocivi o per eliminare le piante indesiderate, i pesticidi, i diserbanti e in genere gli agrofarmaci, in taluni casi, se irrorati senza il rispetto di una serie di scrupolose normative, possono portare a diffondere sostanze dannose per la biodiversità, entrare nel circolo biologico e nella catena alimentare, arrivando fino all'uomo. La legge punisce chi acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari e presta consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari o dei coadiuvanti, senza essere impossibile possesso del certificato di abilitazione prevista dalla norma. Sono previste sanzioni sia penali che amministrative a seconda della diversa tipologia di violazioni. I controlli sono stati estesi anche sulla potenziale catena di distribuzione e che in questo caso la Polizia Provinciale si è avvalsa della preziosa collaborazione degli specialisti del SIAN, dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e dei Carabinieri del NAS di Cosenza. Una sinergia istituzionale molto importante per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.